non è la parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma di fatto quando le commissioni si riuniscono in seduta, la diaria subisce miracolosamente un effetto moltiplicatore. La relazione dei servizi ispettivi del Ministero dell'Economia è particolarmente pesante, tanto che l'incartamento è stato inviato alla Corte dei Conti e dunque alla procura di Bari. Oltre 60 ai 60 i punti di criticità individuati, oltre al danno erariale nei confronti dello Stato che si traduce in una sistematica truffa al sistema sanitario nazionale. A sollevare il coperchio di quello che può essere definito il vaso di Pandora è stato il consigliere regionale Gianmarco Surico di Forza Italia, il quale ha chiesto al governatore e all'assessore regionale alla sanità se questa relazione esiste davvero traendo origine da quanto denunciato nel 2012 dai revisori dei conti e se in questi due anni sono state adottate soluzioni per arginare lo spreco. A leggere la relazione per la quale la Regione, ha chiesto Lumi, al direttore generale della ASL, Domenico Colasanto, c'è da rimanere di stucco. Per i medici di medicina generale si scopre che ogni punto di sutura rimosso viene a costare 12 euro, rimborsando 120 euro a paziente. Ma nel Bengodi del sistema sanitario Regionale. ci sono anche le commissioni e unità di valutazione dove il compenso lievita e anziché sborsare 40 euro a seduta i medici prendono 40 euro a paziente, spese fuori controllo e gestione allegra del personale. Tanto c'è pantalone che paga. L'ASL di Bari ad esempio non è in grado di conoscere il numero di ore lavorate del personale e quindi ognuno è libero di entrare e uscire come vuole. A questo punto in un sistema di anarchia assoluta lo stesso surico si chiede come possano essere approvati i bilanci e su quali presupposti. Naturalmente la replica degli uffici amministrativi della ASL barese non si sono fatti attendere. Si parla di imprecisioni per alcune criticità, altre non sono condivisibili, alcune sono state già risolte come il sistema per la rilevazione delle presenze del personale.